Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo video estremamente, estremamente in anticipo. Di cosa parleremo oggi, infatti? Oggi parleremo dei propositi libereschi per il 2018. Io sono una persona che fa un sacco i piani prima, cioè per me adesso è tardi fare i propositi per il 2018, però insomma voglio fare questo video con voi per poi magari vedere a fine 2018 se ce l'ho fatta a rispettare questi propositi. Quindi iniziamo subito. Innanzitutto non me ne sono dati tanti perché comunque a me non piace darmi una TBR. Mi sono dato solamente un paio di libri da tipo voglio leggere questo, però per il resto non mi do una TBR, sono diventato propositi generali, diciamo. Il primo proposito è quello di finire di leggere Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. È una cosa che io ho nella testa da tantissimo. Non riesco a finire questo libro. Mi rompe non aver finito di leggere Orgoglio e Pregiudizio e almeno lo finisco e dico non mi è piaciuto e l'ho finito però. Poi magari mi piace, però voglio avere le cose in chiaro. Secondo proposito riguarda la Reading Challenge. Io appunto non mi do TBR, mi do solamente un tot di libri da leggere. Mi sono data un goal di 55 libri. Mi sono quindi alzata di 5 libri. Me ne do 55, poi se supero meglio, però questa è la mia Reading Challenge 2018. Una cosa estremamente importante per me è ridurre la mia TBR su Goodreads. A proposito, seguitemi su Goodreads, qua c'è il link. Appunto, ora come ora che vi sto parlando, la mia TBR ha 89 libri, contando però che non tutti quelli che ho nella libreria sono catalogati su Goodreads, alcuni non li ho messi, non so perché. Quindi facciamo che sono 100, così vorrei riuscire ad abbassare la TBR ad almeno 40 libri. Cioè, vi immaginate io che non vado a comprare i libri. Quindi secondo me la TBR si aumenterà, il posto di diminuire aumenterà, però comunque me lo voglio dare come goal almeno 40-50 libri insomma nella TBR. Altro proposito che mi do per il 2018 è quello di leggere più generi diversi. Infatti io mi sono sempre tenuta dentro il mio piccolo genere letterario, diciamo, non sono mai uscita, non ho mai letto cose nuove. L'anno prossimo e vorrei leggere in particolare più gialli e anche thriller e poi vorrei assolutamente leggere più Stephen King, perché ho letto L'uomo in fuga, sto leggendo It, ragazzi, cioè sto leggendo It, vuol dire che ogni tanto leggo It e non mi dispiacciono, non mi dispiace lo stile, non mi dispiacciono le storie. Quindi anche più Stephen King. Altro proposito che mi do è sicuramente quello di leggere sempre più in inglese e sempre più anche in spagnolo e di leggere soprattutto libri che ho paura di leggere. Perché io ho questo disagio che ci sono dei libri che io aspetto che arrivino in italiano perché ho paura di leggerli in inglese, che poi non li capisco, boh. E soprattutto anche in spagnolo, siccome comunque lo sto studiando ormai da un anno e mezzo, sì, voglio inoltrarmi ancora un pochino di più, magari in qualche libro contemporaneo, avventurarmi anche nei libri in lingua. Altro proposito, che tanto so che non lo rispetterò, comprare meno libri, Sara del futuro, compra meno libri, compra meno libri. Altro proposito, leggere un po' più di classici. Infatti vorrei leggere almeno tre classici nella prima metà dell'anno, tre classici nella seconda metà dell'anno. E in particolare uno di questi classici, oltre Orgoglio e Pregiudizio, sarebbe 1984 di George Orwell. Quello potrei già leggerlo adesso, sinceramente, ho la voglia di leggere Orwell ultimamente. Anche quello, libro che continuo, non riesco a finirlo. Comunque classici, ovviamente classici moderni, ma anche classici vecchi. Perché voi non la vedete da qui, no. Però io in cima, in cima, in cima ho una parete solo di classici e di quelli ne ho letti tipo 4. Ultimo proposito che mi do, che è quello più banale, è quella di finire e poi ricominciare la mia maratona di Harry Potter, perché come ho detto in un video, Harry Potter è un circolo vizioso. Questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono i vostri propositi del 2018, se vi sono piaciuti i miei, cosa ne pensate, cosa mi consigliate e noi ci vediamo al prossimo video e bye!